sia il regno dei cieli e a chi gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati. Quindi le dicevo, ci tenga tutti presenti nella preghiera, tutti, non soltanto questa comunità, ma anche coloro che ha conosciuto negli anni passati. E proprio come diceva l'altro giorno, pensando a questa ricorrenza e ricordando degli anni passati, probabilmente avrà tirato delle somme. Ste somme devono essere buone, il nostro augurio è questo, che lei possa dire oggi e anche a partire da oggi nel tempo che verrà, quello che ha detto al Signore San Giovanni della Croce: sono stato il debole, ma il costante riflesso del tuo amore. Auguri. Ho bisogno di leggere. Il giovedì santo, giorno in cui al mattino nella messa crismale la Chiesa celebra la memoria annuale in cui Cristo Signore comunicò agli Apostoli e a noi il suo sacerdozio, ci fa rinnovare le promesse che al momento dell'ordinazione abbiamo fatto davanti al Vescovo e al popolo santo di Dio. Il versetto al Salmo responsoriale acclama: canterò per sempre l'amore del Signore. In questa circostanza giubilare desidero ripetere con maggiore gioia: canterò per sempre l'amore del Signore, e aggiungo: perché senza mio merito mi ha messo ogni giorno a compiere il servizio sacerdotale. Ho messo nelle mani del Signore
i 5 pani e 2 pesci, cioè la mia debolezza, la mia piccolezza, la mia fragilità. Lui e soltanto Lui può compiere, se vuole, cose grandi, come in Maria, e insieme con lei, ringraziandola, voglio cantare per sempre l'amore del Signore, magnificandolo. Eccellenza reverendissima, carissimi amici, permettetemi questo excursus, spero senza annoiare. La mia vocazione è nata in casa salesiana, al Domenico Savio, oratorio che frequentavo fin da piccolo. I miei primi maestri, Don Fausto Curto, Don Giunta, Don Pietro Farina. Perché non sono salesiano? Avevo 14 anni e non mi hanno accettato. Sarebbe lungo e anche comico dire perché non ero andato alla scuola che allora si chiamava ginnasio. Siamo nell'immediato dopoguerra. In alternativa andavo a Garzone nella bottega di ebanisteria dei miei zii materni, i fratelli di Tommaso, molto rinnovati nell'ambiente. Don Curto però mi dirottò ad Acireale dai padri filippini. Sono stato accolto nell'ottobre del 1946. Mio padre era morto nel febbraio precedente. Sono rimasto 2 anni. Poi il 15 ottobre del 48 sono passato nel seminario di Messina. L'ultimo anno di teologia ero stato ordinato diacono il 5 gennaio del 1958, l'ho trascorso più in ospedale che a scuola, 80 giorni, 58 più 22, all'Arciconfraternita Sant'Angelo dei Rossi, dove ho conosciuto il professore Francesco Briguglio, qui presente, al quale da diacono distribuivo la Santa Comunione. I superiori e i professori furono benevoli, mi fecero promosso agli esami e mi ammisero all'ordinazione sacerdotale che avvenne il 10 agosto di 50 anni fa in cattedrale per le mani di Monsignor Carmelo Canzonieri, vescovo ausiliare. Arcivescovo in carica temporaneamente, padre Andrea Di Paola di Fiume di Nisi, e contemporaneamente mi invita a lasciare Mandanici per servire questa zona. Mi rifiuto categoricamente, riconoscendomi incapace, inadeguato e cagionevole di salute. Per questo avevo lasciato Zaffaria, lui lo sapeva bene. L'arcivescovo insiste fino a farmi accettare e dal 22 maggio del 1992 sono nominato parroco. Per supplire alla mia incapacità e inadeguatezza, ho accettato cercando di tenermi, come si dice, un passo indietro, quasi emarginandomi, ve ne sarete certamente accorti. La scelta naturalmente è stata un po' dura, ma tuttavia si fanno delle scelte e si devono sempre perseguire. Ma ho seguito le vicende di questa cittadina, suo sviluppo, tutto l'insieme delle cose che si sono fatte, i giovani, ricordo l'associazione Asciadanova, ho saputo che l'associazione Inizia Insieme va avanti, ecco, ho visto la riqualificazione di tante zone, comprese questa, che manco fa l'apposta, ci è servita per questa celebrazione. Soprattutto ho pregato, ho amato silenziosamente, come suggerisce il patrono dei parroci, il santo curato d'Ars. Alle volte anche ho pianto, non mi dite che sono patetico. Aggiungo sommessamente, non per farmi bello, che dal novembre 1999 fino ad oggi vi ho servito gratuitamente. Per i bisogni personali, che non sono tanti in questa stagione della mia vita, bastano le entrate della pensione della scuola, della vecchiaia, dell'Istituto Centrale Sostentamento a Clero, che probabilmente superano le entrate di tante famiglie di Nizza stessa. Lo scorso fine di aprile, dopo aver interpellato i vigili del fuoco che hanno dichiarato pericolante e inagibile l'edificio,
si è attivata la protezione civile, ha redatto un progetto, l'ha finanziato e finalmente la ditta appaltatrice ha iniziato da poco i lavori per la messa in sicurezza. Speriamo che i lavori si completino. Nel frattempo con padre Giuseppe abbiamo contattato la ditta alberghina di Caltagirone, specializzata nei lavori per la ristrutturazione del presbiterio. Il progetto è stato redatto, è bello, l'abbiamo accettato. La spesa è consistente sui 90.000 euro, perché comprende altri lavori. Il crocifisso dell'altare l'abbiamo consegnato lunedì scorso per essere restaurato. Probabilmente Eccellenza non verrà a bussare alla cassa diocesana, ma ho garantito io fino all'ultimo centesimo. Certamente le persone continuano a contribuire e si fidano di me. Termino ringraziando il Signore, continuerò a cantare il suo amore, magnificandolo con il cantico di Maria Santissima, nostra Madre. Ringrazio Vostra Eccellenza, invitato non da me ma da quel villano che ha combinato tutto, che ha presieduto questa concelebrazione a gloria di Dio Trinità Santissima. Impegni per Vostra Eccellenza su impegni, la sua giornata di 24 ore o di 36 ore, o di 48. Ringrazio i confratelli, siete venuti numerosi, avete chiuso per ferie stasera, la messa vespertina del sabato, come andrà a finire? Grazie, ringrazio il signor sindaco per le belle parole che mi ha rivolto, ringrazio il presidente, ringrazio l'amministrazione tutta, ringrazio la scuola Cantorum, che ha elevato al Signore quei canti di cui parlava anche il nostro sindaco. Ringrazio la Commissione Immacolata, Eccellenza, mi voglio uno sparare i pugni. Le commissioni vengono sempre i pugni. Grazie per la collaborazione, ogni 5 anni mi fanno sediare, però l'anno scorso ce ne disse quattro. Ma... ogni 5 anni c'è una festa grande, sabato le feste grandi, ma mi fermo qua. Ringrazio tutti coloro che sono venuti fuori di Nizza, ringrazio tutti voi presenti. Ringrazio, come ringraziare padre Giuseppe, ti dico un semplicissimo grazie perché ci sei, per la tua disponibilità, ti auguro, come ti dico spesso, di mantenerti sempre bello, giovane e pimpante, oltre che pieno di sapienza e grazia e soprattutto di santità, come in questi giorni ha esortato tutti noi. Un grazie ai miei genitori, mio padre Tarantino lavorava nei cantieri di Monfalcone, fu internato in Austria durante la guerra 15-18, si imbarcò, non so quali mari percorse, sbarcò a Messina. Si incontrò con mia madre, che era scampata al terremoto di 100 anni fa, insieme con la sua famiglia, si sposarono, intanto dico per scherzo, perché dovevo nascere io. Ed anche mia sorella e gli altri fratelli. Permettetemi, e lo voglio fare in questa circostanza, non l'ho fatto mai, un grazie a mio fratello Nicola. Se non fosse stato per lui, forse non ero sacerdote. È stato lui che mi ha sostenuto, ha pagato le rette dai Filippini dal seminario, ogni domenica con la bicicletta partendo da Piazza del Popolo veniva in seminario,
a prendere la biancheria. E poi anche in questi anni di sacerdozio, sai quante volte abbiamo smontato i mobili per portarli in queste zone? La prima da via Trento, non so per quante volte mi ha fatto ripetere: eterna è la sua misericordia. E certamente la misericordia del Signore è eterna, è grande, perché naturalmente se non fosse stata così io non ci sarei stato. Ancora un grazie a tutti, e come ha ben scritto Padre Giuseppe nell'invito, cresciamo insieme come comunità parrocchiale, nutrita e sostenuta dal Verbo della vita, Cristo Gesù, sommo ed eterno sacerdote. Grazie. Se a immagine di Dio siamo fatti, di certo il Creatore ci somiglia, ed anche quando noi siamo distratti, lo stesso è dentro noi e il meglio piglia. Funzioni abbiamo tutti, e tutto un senso, dal cielo goccia scende ed ecco il mare, nel quadro del Signore tanto immenso, Don Santi e quella a Nizza, avanti altare, rendiamo grazie a Dio.